abbiamo la medaglia della città di Napoli, che per noi è la medaglia più importante, non se ne offenda nessuno. Ringraziamo tutti coloro che sono intervenuti. Delle cose che facevo, un esempio napoletano per un disco. Su una vena, puoi avere un grande talento in qualsiasi professione ti esprimi. Anche di cui a un certo punto si è messo in cammino anche sui canti della devozione, mettere in discussione che questo canto, diciamo. Dove Luigi dichiarò apertamente di amare molto la mia musica. E devo dire, l'abbiamo e l'ho voluto fortemente questo giorno. Tocca a me di sempre attraversati da una grandissima emozione. Vorrei concentrare, diciamo, intorno a tre cose che mi hanno a noi tutti, anche il senso della decisione del sindaco di Confindustria International. Ecco, questa è la prima cosa che vorrei dire. Cioè, che ha portato, diciamo, a vedere nella nascita anche questo universale, cantore del diritto alla felicità. Non ci siamo limitati a parcheggiare persone nella nostra città, non so come, ma stiamo provando addirittura ad integrarli, a fare inclusione sociale, a dimostrare che una persona è anche ricchezza economica se ci sono dei valori forti in campo. È evidente che il Sud Italia da solo non ce la farà, perché queste navi arriveranno in Sicilia, in Calabria, in Campania, in Puglia. Ed è evidente che l'Europa deve rispondere. In attesa della risposta noi faremo quello che l'etica, la morale, la politica, l'umanità, i nostri valori ci consentiranno di fare, cioè il massimo e anzi più del massimo. Quindi è una musica che fa parte della musica, è una goccia di un oceano, è una musica che va oltre le definizioni, che raccoglie tutte le grandi lezioni della vita, quindi quella scritta, quella sinfonica, quella della musica esatta, dell'improvvisazione, tutto, il passato con gli occhi del futuro, chiaramente però una mia trasposizione che vivo attraverso il mio sogno del suono e della parola. Sì, avrò un pezzo di Lungomare a mio nome, sono contenta, sono molto contenta anche perché è lì vicino a casa, però in realtà siamo qui per parlare del nostro mondiale, quindi parlerò solo di scherma, sono fanatica di sport. C'è una sorpresa in riserva che non vuole rovinare. Quale? Quella si presenterà, si dice in discrezione stampa, con un mezzo particolare a basso impatto. Questa cosa non la so, mi spiace. Allora, aspettative tante, cioè noi, beh, ogni atleta penso, anche se è l'ultimo del ranking, vado una gara non per partecipare ma per provare a vincere, tutti provano a vincere sempre, la storia dell'importante è partecipare non ci crede nessuno, specialmente gli atleti, sono balle, cioè. E ovviamente tutti provano a vincere, bisogna aver fame di voler vincere, noi abbiamo tanta fame e ci mettono dietro i nostri allenatori, quindi abbiamo molta fame. Sto scherzando, comunque no, siamo veramente emozionati, siamo contenti, comunque fare in Italia è bellissimo da un lato ma è molto stressante dall'altro, perché appunto sai che ti giri c'è le tue persone ma sai che ognuna di quelle persone ha fatto tanto per te, quindi devi appunto ringraziarli in qualche maniera, e il nostro sogno sarebbe riuscire a fare un gran bel risultato nella gara squadra del fioretto femminile, noi abbiamo fatto terzo posto a Rio ed era veramente inaspettato come terzo posto, però insomma ovviamente si punta sempre più in alto. Ma più che messaggi di speranza, di dai, siamo disabili però ce la possiamo fare, è proprio lo sport è bello. E lo sport è stupendo, lo sport ti fa reagire, ti fa ripartire, ma non solo, cioè ti dà veramente tante motivazioni per svegliarti la mattina, andare, metterti le gambe e andare in palestra. Magari la mattina c'hai le gambe gonfie e non hai voglia di metterle perché fanno male, però lo fai perché sai che devi andare in palestra e sai che se vai in palestra è perché fai una cosa che ti piace. Quindi è il motore che porta avanti tutti gli atleti, ma che sono olimpici sono paralimpici, tutti quanti, non è speranza e... Cioè, non siamo poverini, siamo atleti, quindi è proprio la bellezza dello sport, la bellezza di fare una cosa importante come un mondiale, che alla fine è la gara più importante dopo l'Olimpiade, farla in casa per noi è pazzesco. Il sogno di ogni atleta è avere sugli spalti delle gare più importanti tutte le persone a cui vogliono bene. Io a Rio avevo solo la mia famiglia ed alcuni amici stretti, però mi immaginavo tutti i miei amici lì, tutte le persone con cui mi sono allenata per andare fino a quella gara lì. Quindi farla in Italia, so che verranno tutti e so che mi giro e vedo i miei amici. Oggi i risultati quanto verranno?
Ci sarà tanta gente, tanta, non lo sappiamo ancora, però saranno tanti numeri. Comunque si parla di novembre. La contrattazione salariale però è ancora fortemente centralizzata in Italia rispetto agli altri paesi OCSE. Introducendo un salario minimo in Italia avremmo il duplice vantaggio di favorire il decentramento della contrattazione e di offrire uno zoccolo retributivo minimo per quel crescente numero di lavoratori che sfugge alle maglie della contrattazione. Le premesse ci sono già. Di fatto il nuovo contratto di prestazione occasionale, in vigore fra qualche giorno, viene a fissare per legge una retribuzione minima oraria, consentendo peraltro il controllo sulla durata effettiva della prestazione. Di qui il passo è breve per introdurre un salario minimo orario nel nostro ordinamento. Oggi, paradossalmente, i maggiori detrattori del salario minimo sono i sindacati. Temono che tolga spazio alla contrattazione collettiva. Al contrario, il salario minimo copre quel crescente numero di lavoratori che oggi sfugge alle maglie della contrattazione collettiva. Quanti sono? Purtroppo non lo sappiamo. In Italia c'è un deficit di informazione sulla copertura effettiva della contrattazione collettiva. Dal momento che il governo, in accordo con i sindacati, ha deciso di investire più risorse nel cosiddetto welfare aziendale, soggetto alla contrattazione collettiva aziendale, è fondamentale però avere più informazioni sulla copertura della contrattazione aziendale. È una questione di democrazia, dobbiamo sapere chi può accedere al welfare aziendale e chi no. Servirà anche per dare attuazione all'accordo del 2013 sulla contrattazione, su cui le parti tornano ad incontrarsi questo pomeriggio. I dati sulle iscrizioni ai sindacati sono già oggi in possesso dell'INPS, limitatamente alle imprese più grandi e maggiormente sindacalizzate che fanno capo a Confindustria. Ci dicono che i tassi di sindacalizzazione in Italia potrebbero essere più bassi di quanto comunemente si ritiene. In queste imprese, più grandi e più sindacalizzate, siamo attorno al 25%, molto meno del 40% riportato dall'OCSE sulla base di segnalazioni degli stessi sindacati. Siamo disponibili anche a raccogliere i dati sulle elezioni delle RSU, utili a completare le misure di rappresentanza definite nell'accordo del 2013. Questa indagine vale come? Perché è evidente che nessuno esclude che anche la Guardia Costiera Libica non si stia comportando adeguatamente. Ma la Libia è un paese che di fatto oggi non c'è, è una polveriera, è, diciamo, clan su clan, divisioni, guerre civili, presenza del terrorismo islamico. Tutto perché venne destituito un dittatore, per l'amor di Dio, ma da bombe straniere. E noi lo diciamo, io neanche stavo in Parlamento quando scesi in piazza a criticare l'intervento appunto in Libia. Perché i dittatori che vengono destituiti con le bombe poi creano purtroppo dei vuoti di potere dove ci si infila qualsiasi cosa. Ma questa fu il più grande errore del governo Berlusconi, perché Berlusconi pare che non fosse d'accordo, io non lo metto in dubbio che non fosse d'accordo, ma si è calato le braghe, si è calato le braghe, quindi è diventato complice e responsabile di quello che è uno dei tanti detonatori dell'emergenza dell'immigrazione. Questa è la dimostrazione, cioè il centrodestra ha governato, l'attuale legge che gestisce, diciamo, che si occupa dell'immigrazione clandestina, qual è oggi in Italia? È la Bossi Fini. Che è stata fatta un'altra legge in questi 4 anni dalla maggioranza del Parlamento. L'unica legge che ha fatto il Parlamento in materia di immigrazione è stata l'istituzione della giornata delle vittime dell'immigrazione, per l'amor di Dio. Siamo tutti tristi quando muore qualcuno in mare, ma che si risolve un problema istituendo la giornata della memoria o facendo un minuto di raccoglimento? Ci si lava la coscienza, ma evidentemente non si ha la forza. Per me non si ha anche la forza, perché le pressioni anche su che favoriscono il business dell'immigrazione sono tante. Guardate quanto ci mangiano sull'immigrazione, guardate il CARA di Mineo, ricordiamoci Mafia Capitale, io non me li dimentico certi fenomeni e sono tutti responsabili, dalla cooperativa bianca, alcune cooperative rosse, i partiti politici, il ministro Alfano, no? Non è mischiato il nuovo centrodestra con lo scandalo del CARA di Mineo, però oggi il ministro Alfano che fa? Convoca l'ambasciatore austriaco e poi che fa? Lo convoca, che gli ha detto? Questo però lo dovete dire, noi non governiamo, eh? No, poi non è neanche la responsabilità di Macron, questi fanno gli interessi dei loro paesi. Cioè, prima la Francia anni fa bombarda la Libia e Berlusconi si è piegato, ha accettato il diktat dei francesi, degli americani e di Napolitano, che è responsabile. Napolitano per me è il massimo responsabile anche dei disastri in Libia. E poi oggi chiudono le frontiere tranquillamente e noi tutti zitti. Tajani fa 2 dichiarazioni, il Parlamento europeo, qualche comunicato stampa, esce fuori Pittella. I maggiori europeisti che negli ultimi anni hanno accettato qualsiasi cosa, oggi che si sta per votare, fanno un po' la voce grossa. Ma i risultati quali sono? Però i risultati lo devi chiedere al governo italiano. Cioè, è stato osannato nelle ultime settimane per qualche comunicato, Minniti,
è stato osannato. Che cosa ha risolto? Ha accordi con la Libia, abbiamo raggiunto accordi, ma se nelle ultime due settimane ci sono stati degli sbarchi incredibili, ripeto, questa è una tragedia per chi parte, per i morti in mare, per i contribuenti italiani, si creano guerre tra poveri in Italia. Il razzismo cresce in questo modo quando non gestisce un fenomeno. Noi più che fare proposte da 4 anni a questa parte, quasi sempre non considerate, poi alle volte anche votate, ma mai portate da chi ha il dovere di portarle, che è il governo italiano, che è il Presidente del Consiglio italiano, che sta appunto in Commissione europea e che oltretutto l'Italia ha pure avuto la gestione del semestre europeo, quando aveva una posizione, un minimo di forza, ma se non c'è questa posizione di forza, la responsabilità è di chi non ce l'ha avuto in questi anni, quando in pochi lo conoscevano. Fiscal Compass significa ancora denari dei contribuenti che finiscono in Europa, l'Europa che poi quando tu gli chiedi un sostegno, un aiuto, la solidarietà prende e ti risponde chiudendo qualsiasi possibilità appunto di gestione di un fenomeno che è epocale, che deve essere un fenomeno gestito diciamo a livello europeo, ma l'Europa non c'è. Cioè oggi non è che noi vogliamo uscire dall'Europa, è l'Europa che ha sbattuto fuori l'Italia oggi. E per quanto riguarda la moneta? Questo paese, li sapete come stiamo votando, come stiamo presentando il programma di governo. Noi ci stiamo sempre dedicando ai temi, ogni giorno, sperando che poi possano essere credibili, perché prima o poi in questo paese si andrà a votare. Prima o poi si andrà a votare. Ci auguriamo il prima possibile, ma comunque prima o poi si voterà. Saranno i cittadini a scegliere se vogliono. Qualcuno dice rischiare, tutti a casa, è vero. Noi non abbiamo mai governato il paese, per qualcuno questo può rappresentare, non lo so, un salto nel buio, però la certezza del comportamento degli altri ce l'abbiamo anche oggi. E se ci fate caso è un percorso che sta andando avanti da mesi, quindi abbiamo migliorato e attivato nuove aree della piattaforma Rousseau e ovviamente andremo avanti sempre di più fino a concludere e iniziare poi con la presentazione del programma elettorale che è quasi ultimato, lo ultimiamo a fine luglio, che poi sarà presentato in delle sedute specifiche più avanti. È il percorso che tracciamo da mesi ormai, niente di nuovo. Oggi il programma sul fisco, quali sono le novità? E vediamo le votazioni e tutto prima, no? Perché dipende da lì anche. Noi facciamo scegliere il programma ai cittadini. Ciao! Un'opinione su questo? È un arcipelago quel Partito Democratico che più parla di temi e quindi approfondisce e più si spacca al proprio interno. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci. Su Rousseau. Abbiamo parlato delle varie funzioni operative, era una riunione molto tecnica su quello che io definisco il nostro ecosistema e su cui si deve investire per far sì che tutti i partecipanti al movimento trovino all'interno del nostro ecosistema Rousseau un modello di partecipazione che è all'avanguardia. Ed è quello che noi stiamo cercando di costruire per tutto il Movimento 5 Stelle, per le persone che vogliono fare attività con il Movimento 5 Stelle e per far sì che ci sia una strada che sia totalmente diversa da quello che abbiamo conosciuto fino ad oggi negli altri partiti politici. La questione migranti è una questione complicata, complessa, di una complessità epocale. E purtroppo l'Europa e gli Stati europei, gli Stati membri dell'Unione Europea dimostrano tutte le loro carenze, il loro deficit rispetto agli strumenti per fronteggiare questa situazione. I passi avanti sono stati molti, noi dobbiamo pensare che 2 anni fa non c'era nemmeno in campo la forza europea Frontex sulle nostre frontiere, che non c'era questa sensibilità. Oggi c'è un provvedimento che parla di relocation, non è applicato benissimo, ma insomma bisogna fare ancora attività diplomatica perché questo venga applicato da tutti. Purtroppo abbiamo non l'Europa, ma molti stati, come l'Austria per esempio, che di anche storiche grandi tradizioni democratiche che invece in maniera miope si rinchiudono in se stesse. Di questo l'Europa si deve far carico, le istituzioni europee che credo però abbiano dato una dimostrazione di fare un passo avanti rispetto a questo problema devono aiutarci a convincere anche tutti quegli stati che sono recalcitranti e purtroppo non c'è solo l'Austria. La cosa più preoccupante è che per esempio l'attuale presidenza di turno, l'Estonia, è uno di quegli stati che invece sulla questione dei migranti ha un'opinione tutt'altro che solidale con i paesi di frontiera. Questo è un problema perché questo semestre potrebbe essere indirizzato, potrebbe farci tornare indietro rispetto a quello che abbiamo fatto, ma è una situazione che il governo italiano conosce benissimo e su cui deve continuare a cercare di muovere l'Europa, anche se i passi sembrano piccoli, infinitissimamente piccoli, ma sono passi avanti che abbiamo fatto da 2 anni a questa parte e dobbiamo fare con maggiore forza. L'Italia però ha bisogno di concretezza.
ha bisogno di concretezza, ripeto, di concretezza in parte ne è arrivata, ne deve arrivare molta. Io credo che il vertice con Francia e Germania dell'altro giorno sia importante. Io credo che bisogna delegare alle istituzioni europee, che da questo punto di vista hanno una sensibilità e hanno dimostrato ormai una convinzione che la posizione italiana sia quella giusta. È chiaro che bisogna convincere tanti e tanti paesi che invece hanno un'impostazione completamente diversa. Non si può pensare di farlo in pochi giorni. Bisogna lavorare duramente con la diplomazia, anche arrivando da parte dell'Unione a sanzioni, per cercare invece questa concretezza e rimetterla in piedi. In primo luogo sul discorso delle relocation dei migranti, in secondo luogo sulla comune difesa delle frontiere. Se l'Europa non affronta questo problema insieme, non è più Europa. Poi, e su questo anche c'è stato qualcosa che si è detto nel vertice Italia-Germania-Francia, sul presidio della situazione in Libia, che è determinante per risolvere o per cercare di affrontare questo enorme problema. Gentiloni terrà il punto oppure diciamo, l'Europa proseguirà su queste poche efficaci azioni? Secondo me l'Italia deve tenere il punto e deve continuare a fare questa forte azione diplomatica e di convincimento. Se ci aspettiamo che i paesi europei, che oggi sono totalmente contrari, in pochi giorni o nell'arco di un Consiglio d'Europa mutino la posizione, siamo degli illusi, perché ci sono posizioni storiche. Però non c'è altra via che quella della convinzione diplomatica per fare blocco unico e cercare in tutti i modi di una compattezza europea sul problema dei migranti, che è un problema di tutta l'Europa. Si tratta della necessità di garantire anche ai liberi professionisti ordinistici una remunerazione della loro prestazione che sia proporzionata, che sia equa. Purtroppo ci sono fortissime tendenze al ribasso sia delle remunerazioni che della qualità inevitabilmente delle prestazioni. Si ipotizza che dati alcuni parametri vigenti che sono stati stabiliti dai ministeri vigilanti nel caso di contenzioso, quindi a disposizione del magistrato che deve sciogliere le ragioni del contenzioso, questa volta invece questi parametri diventano anche dei livelli minimi al di sotto dei quali non possono essere disposte delle clausole per la remunerazione delle prestazioni dei professionisti. È importante ciò non solo per loro ma anche per i consumatori. Credo che il presidente Boeri abbia torto quando si pone contro l'ulteriore innalzamento dell'età di pensione in termini che sono unici al mondo, dicendo che favorisce l'occupazione dei giovani. In realtà i mercati del lavoro inefficienti sono quelli in cui sia i giovani che gli anziani vengono esclusi, mentre quelli efficienti includono gli uni e gli altri. In questo caso però il problema è anche che la somma di una buona norma, la feci io, sul collegamento fra aspettativa di vita ed età di pensione, con una base elevata di età di pensione comunque realizzata dalla Fornero, dalla mia collega Fornero, ha prodotto un innalzamento velocissimo dell'età di pensione con difficoltà per molte persone, per molte donne in modo particolare. Ecco che allora la combinazione delle due cose va ripensata, non si può partire da una base alta e in più aggiungere l'innalzamento ulteriore in base all'aspettativa di vita, perché se l'esito è quello di portare presto le persone in pensione a 70 anni è evidente che non funziona, che determina per molti la perdita sia del lavoro che della pensione. Ma la posizione Alternativa Popolare sul DL Banche è al netto di tutte le critiche, perplessità, del dibattito costruttivo anche che c'è in queste ore anche all'interno dei partiti di maggioranza, è un voto assolutamente favorevole al testo così com'è, perché in questo momento tutti quelli anche che esprimono perplessità non danno soluzioni alternative rispetto a invece una soluzione prospettata dal governo che ha già avuto dei passaggi. Oggi per esempio si dice regaliamo Intesa San Paolo, ma giustamente Intesa San Paolo
ha partecipato a un bando, è una gara, un'evidenza pubblica in cui le condizioni erano quelle. Oggi se si cambiano quelle condizioni è chiaro che ha tutto il diritto di tirarsi indietro, non c'è dubbio. Così come sarebbe difficile vedere e immaginare una soluzione diversa per questi istituti che, come abbiamo sostenuto alla Commissione europea, e la Commissione europea ha accettato questa impostazione, sono istituti sistemici, cioè una loro crisi, un loro default potrebbe avere delle ripercussioni sul sistema bancario globale, così da creare penalizzazioni molto pesanti e molto forti per investitori, azionisti, risparmiatori, dipendenti del sistema bancario italiano. Quindi è una risoluzione che va assolutamente trovata. Poi qualcuno dice che forse prima si poteva fare la nazionalizzazione, è possibile, è probabile. Oggi come oggi questa è l'unica possibilità che abbiamo. Abbiamo parlato di Rousseau, di tutto quello che è il nostro, io lo chiamerei il Wikipedia della democrazia, non saprei come altro definirlo, perché il sistema operativo mi pare un po' freddo e potrebbe non essere ben compreso, ed è il centro, il cuore della democrazia che noi apriamo e a chiunque, sta molto migliorando. Io gestisco l'ex iscritti, in 12 mesi sono 6.000 proposte e sono una cosa straordinaria ed è l'unico esempio al mondo, mai nessuno ha fatto questo. E tante altre belle cose. Le casaleggio sono gasate. Certo, assolutamente. No, no, molto, abbiamo parlato di cose molto molto belle ed è un crescendo. È proprio un sistema che sta crescendo. L'ultima considerazione, parafrasando, col sorriso, senza polemica, come l'abbiamo fatto dal primo giorno, le considerazioni fatte da professor Emanuele, e che ovviamente riprendono quello che ha detto il ministro Lotti e Luca Pancalli sul tema dei grandi eventi. Questa è una città, questo è un paese cui lo sport può dare molte risposte delle tante problematiche che ci stanno, tante ovviamente di carattere sociale, e di questo ancora una volta non posso non ringraziare il governo per l'opportunità legata al Fondo Sport e Periferie, che peraltro adesso avrà, diciamo, una seconda iniezione che sarà clamorosamente importante a chi è rimasto fuori, a chi ha dei requisiti, a chi magari non aveva fatto in suo tempo modo di preparare un'istanza, una domanda, e vi garantisco che hanno un successo sul territorio formidabile questo tipo di opportunità. Poi perché c'è un problema di occupazione, che di questo me ne sono fatto una specie di malattia, occupazione, perché vado nelle scuole, vado all'università e vedo tanta gente che vuole venire a lavorare da noi. Primo perché forse è un mondo divertente, forse è un mondo che dà soddisfazione, diciamo anche abbiamo una bella immagine. Ogni tanto anche noi qualche problemino ce l'abbiamo, però in assoluto rispetto al resto, insomma, sembra un'isola felice. Poi perché logicamente sostengo banalmente che un posto di lavoro perso in una fabbrica è più probabile riuscire a sostituirlo in altri settori, e lo sport è sicuramente uno di questi, che non, diciamo, andare a impiantare un'altra fabbrica, soprattutto ovviamente nel paese che viviamo.